In una conferenza stampa tenuta a Roma, il presidente del Perugia Franco D'Attoma ha confermato ufficialmente anche per la stagione 1980-81 l'abbinamento della sua squadra con il Pastificio Ponte, con una variazione rispetto allo scorso anno legata al rendimento della squadra e che interessa anche i giocatori. Uno stimolo in più per cercare di risollevare il Perugia dalle pastoie di una classifica proibitiva a causa della penalizzazione. Il nuovo accordo è di piena soddisfazione per entrambe le parti, come ha tenuto a precisare l'amministratore delegato dello sponsor, dottor Marino Mignini. Nel corso dell'incontro, il dottore Eugenio Cialfa, ricercatore dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, il professor Giovan Battista Quaglia, docente di tecnologia alimentare dell'Università di Roma, il professor Marcello Ticca, libero docente in scienza dell'alimentazione dell'Università di Roma, e il dottor Dima Ferrantelli, coordinatore sanitario della Federazione Italiana Pallacanestro, sono intervenuti sul tema alimentazione dello sportivo, con particolare riferimento naturalmente al valore nutritivo e al ruolo della pasta. Molti gli interventi dei numerosissimi giornalisti presenti e interessati al tema dell'alimentazione, anche i tanti ospiti del mondo dello spettacolo, tra i quali vediamo Toni Pinarelli, che naturalmente non si è lasciato sfuggire l'occasione per stupire con i suoi giochi di prestigio, Gilda Giuliani, Laura D'Angelo, Anna Maria Rizzoli, Edi Angelillo e moltissimi altri. Al termine della conferenza stampa abbiamo fatto con il presidente del Perugia D'Attoma il punto sulla situazione in questo campionato della sua squadra. Siamo con il presidente D'Attoma in occasione della presentazione ufficiale dello sponsor del Perugia qui in un albergo romano. Presidente, la sua squadra ha avuto parecchi guai, soprattutto sotto forma di infortuni in questi due anni. Ha avuto la penalizzazione, forse questa è la cosa più grave di tutte. E in mezzo a tanti guai c'è il rinnovo da parte sua dello sponsor e dello sponsor nel concedere la fiducia alla squadra del Perugia, quindi questo perlomeno è un matrimonio felice. Sì, infatti posso assicurare lo sponsor che la fiducia è ben riposta. Noi abbiamo avuto anche un inizio di campionato un po' difficile perché abbiamo notevoli assenze di giocatori importanti, adesso rientrano e questa sponsorizzazione quest'anno è stata impostata, diciamo, in maniera più tecnica che non il primo anno è stata l'inizio, lo sfondamento di un muro. Quest'anno abbiamo la tecnica, ossia la Ponte si è resa conto che non bastava entrare nella squadra del Perugia e utilizzare il Perugia per il suo valore pubblicitario, ma era più importante, e il Perugia ne forniva l'occasione, entrare nello sport così come è scritto, ma soprattutto in questo significato, fornire allo sport un'alimentazione sana, fornire il proprio contributo di tecnicità, diciamo dare la giusta dimensione a quello che deve essere il pasto dell'atleta, col giusto apporto di calorie, e oggi qui abbiamo sentito appunto illustri medici, ricercatori parlare a proposito. È un filone questo qui che va seguito, perché il calcio non lo si migliora solo con gli impianti, con la tecnica dei giocatori, ma anche con le condizioni in cui questi giocatori vivono, e l'ha dimostrato anche il processo dell'anno scorso. Quindi è un'azione meritoria sotto tutti i rapporti, un'azione che va continuata in maniera decisiva, a mio avviso. Presidente, passiamo al fatto puramente sportivo. Appunto ho accennato a vari guai che vi sono capitati di ogni ordine e tipo, ma questa tranquilla squadra di provincia è stata sconvolta da una serie di avvenimenti, certo, anche extrasportivi. Certo. Come ha reagito il pubblico, la tifoseria? Avete una tifoseria ancora stretta intorno a voi o c'è stato un po' un abbandonare la squadra? No, i tifosi sono stretti perché i tifosi logicamente hanno bisogno che il Perugia rimanga in Serie A, che sia una grande squadra, sennò perdono il giocattolo loro. Noi abbiamo necessità di dimostrare che le cose sono state fatte seriamente e che crediamo in questa squadra, crediamo nei valori che essa ha. Adesso, come dicevo prima, dobbiamo superare questo inizio qui, che data la penalizzazione che abbiamo con le nostre assenze, si abusa forse di questa parola, comunque
Ecco, deve portare dei risultati positivi. Il tifoso che cosa vuole? Il tifoso è sempre stretto. Anche il tifoso che ti maledice è il tifoso pieno d'amore che ti maledice perché vorrebbe che il suo amore, ecco, finisse o confluisse in una squadra sempre di grande prestigio. Ritorneremo a quei punti lì. E se ogni tanto nella vita si hanno degli stop, sono anche utili, sono momenti di rimeditazione, di rilancio. Diciamo, è umano che avvenga questo. Beh, allora auguri a questo grifone che si risolleva. Ecco, gli auguri ne abbiamo bisogno molto, molto, molto.